Gli anni 80 e 90 hanno rappresentato l'apice per la televisione italiana. Sulle TV dei torinesi apparivano canali come Videogruppo, Telestudio, GRP, Rete 7, Telesubalpina e TF9. In un'epoca priva di social, questi canali costituivano il trampolino di lancio per fenomeni di costume e per molti personaggi ridefiniti successivamente come trash. Rispolveriamo le storie di alcuni di questi fenomeni televisivi dei primi anni 90, che come prevedette Andy Warhol, ebbero il loro quarto d'ora di notorietà. Donato Mitola. Nato a Cerignola nel 1943, si trasferì a Torino dove intraprese la carriera di attore e cantautore con una predilezione per i soggetti macabri e dark. Figurante nei film dell'orrore, salì sul treno della celebrità grazie alla trasmissione televisiva Mai Dire TV della Jalapas Band, che lo notò sulle frequenze di Rete 3 Manila, grazie alle sue canzoni. Caracallo, La Setta Nera, Licantropo sono alcune delle sue hit. Canzoni ricche di doppi sensi, allusioni sessuali, condite da temi gotici e costumi da profeta mistico. La parabola di Mitola tramonta presto e rimane un fenomeno locale con qualche saltuaria corpansata in TV. Rosina Lazzarino. Cantante comparsa sulla rete Televox, divenne nota per le sue discutibili qualità canore. I videoclip delle sue canzoni suscitavano ilarità per il montaggio rudimentale e lo scarso sincronismo tra musica e labiale. Mago Gabriel. Del mago Gabriel, al secolo Salvatore Gulisano, vi abbiamo già raccontato la sua storia. Nato il 7 aprile 1940 a Raffadali, in provincia di Palermo, si trasferisce a Torino dove svolge l'attività di medium, come testimoniato da un documentario Rai, in cui si riconosce a malapena un giovanissimo Gabriel. La celebrità arriva anche per lui grazie alla Jalapas Band, che brillantemente ne intuisce le potenzialità comiche, non volute da Gabriel stesso. Le sue trasmissioni a tema esoterico su TF9 e Rete 3 Manila divennero leggendarie tra i suoi fans, tra cui ricordiamo Gabriel e le Mirabolanti Meraviglie, alle scoperte di luoghi personaggi della Torino eso-eterica. Il suo italiano non impeccabile e i suoi esperimenti di ipnotismo, l'invisibilità con le uova di Upupa e la sua facoltà di vedere gli gnomi lo consegnarono alla notorietà nazionale. Sogni d'amore. Meglio conosciuta come la telenovela piemontese, come venne rinominata dalla Jalapas Band, è la storia di una coppia di fidanzati, andati in onda su Rete 3 Manila. La recitazione discutibile dei protagonisti, come la grossolana regia, ricoprì la produzione di ilarità. Ilarità consolidata dal fatto che essa andò in onda con una probabile prima puntata pilota e una prima puntata ufficiale, visto che ebbe due prime puntate in cui comparirono due attrici protagoniste diverse. Singolare cameo del mago Gabriel, in cui compare come improbabile guaritore. Dolores. A tarda notte, su Rete 7, la molto più che curvi Dolores si esibiva nei suoi spogliarelli. La sua fisicità, non proprio in linea con certi canoni di bellezze moderni, fu artefice indiretto del suo successo, tanto da arrivare ad un crossover con il cantante romagnolo Gianni Drudi, in cui Dolores si esibiva in una versione live della canzone Fichi Fichi.